Pronti, Pier. Pierpaolo. Vai, Paolo, cos'è? Domanda che ho fatto anche ieri ai vostri nuovi compagni. Di Vincenzo Fabiano, la prima impressione di Padova? Beh, abbiamo visto un po' la città. Bellissima, bellissima piazza. Dove possiamo farci notare per le nostre qualità. No, le prime impressioni sono, abbiamo conosciuto il presidente, la società e il mister che ci ha parlato, mi ha fatto una buona impressione tutto, questa penso che sia la cosa più importante. Poi Padova si sa che è una società importante che ha fatto sempre categorie importanti e sono felice di far parte di questo progetto. Voi siete conosciuti qua? No, noi già ci conoscevamo. È stata una sorpresa perché non lo sapevo che lui veniva. Ci siamo incontrati fuori alla stazione. Quindi, ma a Padova? A Padova, sì. Quindi eravate lo stesso treno? No, lo stesso treno no. È arrivato un po' di ritardo lui. Voi siete entrambi di Napoli? Sì. Sì. Tu sei 96, tu 97. Sì, sì. Beh, di te si sa... Insomma, quello che si legge è che ha fatto delle esperienze importanti con il Napoli, ha giocato anche la Champions League delle giovanili, giusto? Sì, sì. League, e l'anno scorso la primavera, per cui insomma. Sì. Hai fatto anche con la prima squadra, hai fatto qualche presenza, qualche partita? Sono andato in ritiro con la prima squadra l'anno scorso e sono. Poi durante l'anno mi sono allenato spesso in prima squadra, però. Lì è molto difficile, diciamo, rimanere, quindi è già tanto allenarsi e rubare qualcosa da loro che sono tutti, diciamo, campioni. Hai rubato qualcosa da qualcuno in particolare? Ma rubi come si comportano, gli allenamenti come li affrontano, queste cose qua. Ogni giorno era qualcosa per rubarli. Le aspettative avvenite qui a Padova, siete molto giovani tutte e due, quindi può essere così un punto di partenza. Sì, sicuramente per migliorare le nostre caratteristiche, le qualità, quindi Padova sarà una bella piazza per crescere, sia come uomo che come calciatore. Tu sei a titolo definitivo come contratto? In prestito? No, ho firmato. Hai firmato il contratto? Sì. Quanti anni? Quest'anno. Quest'anno, sai? Penso quest'anno. Anche perché vieni dall'eccellenza. Sì. Tu come percorso hai fatto tutto, diciamo, eccellenza dilettantistica? Sì. Oppure hai fatto anche... No, ho fatto un'esperienza con il Lega Pro. Okay. È Arzanese. Hai qualche presenza con... No. No, ero piccolo. Quindi hai giocato? Ho fatto solo gli allenamenti con loro. L'anno scorso titolare in Cesena. Sì. Hai avuto diverse convocazioni nelle varie nazionali. In nazionale, sì, Under 18. Ma Under 18 quella... Dilettante. Dilettante. E Padova quando è saltato fuori per te questa opportunità? Due settimane fa. È stata una bella sorpresa. Avevi altre offerte da Lega Pro? Serie D, qualche squadretta di Serie D. Ma direttore, cosa ti ha detto? Ci hai parlato? Qua mai ti ha individuato? Cosa ti è piaciuto secondo te? Non lo so, questa... Ma tu sei venuto anche l'anno scorso? Io sono venuto anche l'anno scorso. Feci 2-3 giorni in ritiro, poi andiamo a bolla. Come? Non te lo ricordo. Andiamo a bolla. No, io non lo ricordo. Eravate là tutti i giorni, complimenti. Bravo. Una notizia c'è. Cioè... Carlos, quanta gente è venuta su alla giornata? 70 giocatori. Circa. Quindi...
però il neozelandese me lo ricordate. Poi mi hanno mandato di nuovo a Napoli. Quindi una doppia sorpresa, se ti ha richiamato anche quest'anno. Beh, sì. Comunque siamo ricordati di te. Sì. Ma ti hanno detto quest'anno farai anche con la Berretti, prima no. Squadra, cosa ti hanno detto? Vabbè, questo dipende da me, da come mi alleno, da come gioco. Sicuramente dovrò combattere con altri portieri. Quindi. Siete tutti giovanissimi? Sì. Sarà una bella sfida. L'hai già conosciuto Petkovic l'anno scorso? L'anno scorso, sì. L'hai sentito? No, non ne ho parlato solo l'anno scorso, poi. Ma avete fatto in tempo a scambiarvi il mio telefono? No. Il tuo punto di forza qual è? Poi chiedo anche a Massimo. Bravo tra i pali nelle uscite oppure dove... Io di solito non mi giudico perché potrei sembrare arrogante, giudicano sempre gli altri, poi non aspetta a me. Facciamo un portiere a cui magari ti ispiri. Sì, Peruzzi. Peruzzi? Peruzzi, vabbè, sì sì. Tyson Fury, no, vabbè, vedo su YouTube dei video. Ah, ok. Quindi... perché sei tanto giovane, come tempo vogliamo giocare? Sì, beh, sì. Nel... la cosina, sì. Finale. Per me è che fisicamente sembro lui, abbastanza robusto, quindi. E poi è forte. Insomma, sì. E il mio punto di forza come giocatore a chi mi ispiro? No, in prima quando giocavo a terzino mi piaceva molto Bale, ovviamente, poi ha cambiato ruolo e non c'ho uno fisso, diciamo. Grosso pure Fabio Grosso. Tu non so se è più propenso alla fase offensiva. Sì, io sono più uno che spinge, sì. Le mie caratteristiche sono quelle. Tu hai iniziato da mezzala, poi da centrocampista. Io sono arrivato al Napoli come centrocampista, sì. Poi Ciro Muro mi cambiò ruolo e sono rimasto terzino. Anche perché sei un mancino. Sono mancino, sì. Cioè, di solito diciamo luogo comune terzini che spingono devo migliorare la fase difensiva, sì. È così anche per te? È anche così anche per me, sicuramente dovrò migliorare anche la fase offensiva, ma anche quella difensiva sicuramente. Ma siamo qui per migliorare, infatti. Si leggeva l'anno scorso che addirittura erano venuti osservatori del Liverpool a vederti. Sì. Sì. Ma hai avuto contatti? Di queste cose qua è il mio procuratore che si occupava di tutto. Io non sono. Ero contento, sì, però la mia diciamo aspirazione era quella di rimanere a Napoli perché la città è dove sono cresciuto, quindi volevo rimanere lì. E quest'anno avevi altre offerte? Sì, ho avuto anche qualche altra offerta, però appena ho sentito Padova ho detto al mio procuratore che volevo venire qui subito, quindi ho cercato anche di chiudere subito il diciamo l'affare così. Tra l'altro l'hai scritto su Facebook prima ancora che fosse ufficiale. Sì, ma era perché erano da giorni che si sapeva. Che si sapeva, avevo sentito. Erano da giorni che si sapeva, avevo sentito il direttore anche qualche settimana prima e si sapeva, però dovevamo aspettare un po' il direttore del Napoli che si metteva un attimo a contatto con il mio procuratore perché era occupato da tutti gli affari suoi e quindi non vedevo l'ora di firmare. E appena sono andato in sede a Napoli e ho firmato, ho detto no, lo annuncio subito. Ma
hai rinnovato con loro? Ho rinnovato, sì, con Napoli di un altro anno. Cioè, ho 3 anni di contratto ora. C'è qualcuno lì che ti ha fatto poi in bocca al lupo? Che a Napoli, non so, che qualche... Qualche? Qualche persona del Napoli che magari si conosce, non so. No, no, non ho sentito nessuno. Anche Insigne poi è partita dalla Lega Pro. Sì. Lega Pro, Lega B, quindi magari sì. Ti hanno consigliato qualche ragazzo più grande. No, durante gli allenamenti l'anno scorso mi dicevano che comunque fare un'esperienza fuori serviva e dovevi comunque lottare, cercare di salire subito di categoria il prima possibile, perché poi diventa davvero dura arrivare in Serie A quando, diciamo, si è più grandi, a 24-25. Quindi dicevano impegnati ora che i tuoi sacrifici saranno poi ripagati e tutto. Quindi le persone che più dicono questo qua sono Insigne, appunto, Colombo, tutti questi qua, diciamo che avevo più rapporto. Mertens, Gulam. Eh? Colombo. No, perché non sapevo niente di Padova quando mi allenavo. Ma non no, è mai uscito. Non mi è scivolato. No. E lui fa ancora il terzo a Napoli? No, se n'è andato. È andato a Cagliari? No, non lo so. O Bologna. No, Bologna era prima. Non mi ricordo. Forse andava a Cagliari. A Cagliari forse. 38 anni. Sì. Colombo sì. Qua nel 2001, 2003, 2004. Quindi l'obiettivo finito? È salire di categoria. Sì. È normale, sì. Speriamo con il Padova. Okay. Posso? Grazie.